Avendo un problema riguardo al batterai su GTA 5 che non funziona, quindi non è installato sul tuo computer. Quindi GTA 5 non puoi aprirlo. In questo caso noi possiamo andare direttamente nella cartella di GTA, basta andare sui tre puntini su Epic Games, oppure se lo tieni su Steam, basta andare sulla rotella opzione e andare direttamente su verifica. Dove sta proprio la parte di verifica e installazione dei file. Quindi per quelli che hanno GTA su Epic Games, vai su Gestisci, vai direttamente su cartella questa qua devi solamente entrare nella cartella del gioco prendere la cartella battellai eliminarla svuotare il cestino tre puntini gestisci facciamo così la verifica al gioco una volta fatta così la verifica prima di avviare GTA 5 su steam o epic games Apri prima i Rockstar Games come amministratore. Fai esegui come amministratore. Una volta fatto. Entriamo così nella cartella del gioco. La cartella BattleLife si è ripristinata, quindi è tornata qua dentro, ci clicchiamo sopra e facciamo Battle BattleLife Service, questo qua per 64, l'applicazione. Vediamo qua. Proviamo ad avviare GTA Eccolo qua, è un software anticitto, ora lo installiamo, facciamo accetto, facciamo ok. Il gioco si è avviato senza nessun problema riguardo al battle line, quindi installazione è fallita, è andato con successo. Ed eccolo qua. GTA si è avviato. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!